Io sono semplicemente due cose. La prima, qualcuno si ricorderà in quest'aula che mi sono alzato in piedi per chiedere che si arrivasse un documento condiviso molto tempo fa, creando anche l'ira dell'assessore Conficon su questo. Ma si sa, l'assessore Conficon poi perdono a tutti, per cui perdonerà anche a me se ho fatto questa uscita. Il documento non è condiviso, non è arrivato il documento condiviso, ci sono stati ben quattro incontri per cercare di arrivare a questo, e mi pare che la maggioranza di questo, che amministra questo comune, abbia dimostrato responsabilità nell'affrontare il problema e quindi abbia dimostrato anche capacità di confronto con coloro che hanno presentato queste mozioni. È evidente che all'interno di queste mozioni ci sono degli elementi di grande rilevanza, uso quella parola grande rilevanza, siamo tutti convinti di alcuni di questi passaggi ed era proprio per questo motivo che c'era la necessità di arrivare a un documento condiviso, perché se ognuno rimane della propria opinione rispetto al 100% di quello che viene presentato, non ci può essere nessun tipo di condivisione, perché ognuno di noi pensa di avere sicuramente una ragione abbastanza, usiamo pure questo termine, una ragione, più ragione degli altri, che ha più ragione degli altri. Io ritengo che quindi questa sera si debba cercare un ulteriore momento di incontro fra tutti, e penso che questo tema debba essere per forza di cose riportato in commissione e debba essere per forza di cose ridiscusso. Dopodiché, se si fa un ragionamento, per esempio, uso questo, sul cementificio di Fanna, l'abbiamo detto praticamente tutti che non abbiamo nessuna intenzione di volere l'inserimento a Fanna. L'abbiamo detto tutti, per esempio. No? Allora, ha senso che noi si continui ad avere posizioni. Se le sto dicendo che nella nostra discussione che abbiamo più volte fatto anche in commissione, lei ha sentito una parola da parte di questi consiglieri comunali sul cementificio di Fanna che dicono che vogliono il cementificio di Fanna, lei ha sentito un consigliere che l'ha detto? No, non ne ha sentito neanche uno, il consigliere comunale che ha detto questo. Allora, io ritengo che sia quanto mai opportuno che su alcuni temi che ci sono all'interno, che non significa non l'incenerimento completo, come lo sostenete, eccetera, significa trovare una mediazione rispetto a questa funzione, ovviamente. Allora, e la faccio e la chiudo qui perché altrimenti andremo sul dettaglio. Io penso che le mozioni che questa sera verranno respinte da questa maggioranza debbano essere riprese in considerazione non come singole mozioni, ma in un ragionamento complessivo sulla politica ambientale di questo comune. Deve essere fatto. So benissimo che l'assessore ha intenzione di ridiscutere tutta una serie di passaggi, eccetera, eccetera. Il sindaco ha fatto capire molto chiaramente, anche con una nomina di un tecnico importante come il tecnico che è stato chiamato a guidare la GEA, io penso che ci siano tutte le condizioni per poter ridiscutere della politica ambientale di questo comune, della politica dei rifiuti di questo comune, con grande serenità e con grande tranquillità. È ovvio che, come sempre, se invece i ragionamenti sono documenti contro documenti,
a questo punto diventa difficile poter dialogare. Quindi io ritengo che ci siano tutte le possibilità per poter portare avanti ragionamenti assieme, l'intero consiglio comunale, su alcune tematiche come questa.